riesco a fare cose che fuori dall'acqua mi risultano più difficili fare e mi sento molto libero e molto più leggero. Federica l'Invincibile non è l'unico fenomeno che può annoverare il nuoto veneto in quest'estate 2011. Atleta di recentissima medaglia è Francesco Bettella, padovano 22 anni, speranza delle discipline paralimpiche, che ha concluso al terzo posto gli europei di Berlino, ma abbassando di oltre 5 secondi il record italiano su 200 metri in stile libero, la sua ottava stagione con la Spea di Padova. Agli europei di nuoto paralimpico ha vinto una medaglia di bronzo, e era l'obiettivo che mi ero prefissato alla vigilia. Era importante per me riconfermare il bronzo che avevo vinto in mondiale l'anno scorso, e dato che i miei avversari sono tutti europei, e appunto questo campionato europeo per me valeva come un altro mondiale, un secondo mondiale. Più volte campione e primatista italiano, Francesco è un atleta di prim'ordine con già un nutrito palmarès. Ha debuttato ai campionati europei di Reykjavik nel 2009, entrando in 5 finali. Ha registrato tempi di valore mondiale ai campionati italiani assoluti e a Eindhoven ha vinto la sua prima medaglia di bronzo nei 200 metri stile libero, confermata agli europei di quest'anno. Un bel biglietto da visita in vista delle Paralimpiadi di Londra del 2012. Di scorso ho ripreso gli allenamenti in vasca, e da quest'anno con i miei allenatori Federico Fornasiere e Dario Torri abbiamo preparato un programma molto più intenso di allenamenti, e che prevede fino a 9 allenamenti a settimana sia in vasca che a secco. Ma a questa giovane e silenziosa stella manca solo un piccolo aiuto per raggiungere il suo sogno olimpionico, uno sponsor che sostenga parte dei pesanti ma necessari allenamenti che potrebbero portarlo ad un'altra vittoria.